Buongiorno, oggi parliamo di blues. Allora, il blues è una struttura in 12 misure, tendenzialmente di 4 quarti, che consta dei tre accordi dell'armonia funzionale, ossia il primo grado, il quarto grado ed il quinto grado. È un ibrido tra la musica modale, ossia basata su un modo, una scala, e tra la musica tonale, ossia quella basata appunto sul cambio di accordi e appunto il rapporto tra il primo grado, il quarto grado e il quinto grado, che è strettissimo parente del 2-5-1, della progressione armonica 2-5-1. Allora lo vediamo inizialmente, partendo proprio dai primordi, comunque già nella tonalità di Fa, che è il campo base del jazz. I tre accordi del blues nella tonalità di Fa sono appunto Fa settima. Sono tutti accordi di settima di dominante sul primo grado, Fa, formato appunto dalle note Fa, La, Do e Mi bemolle. Poi il quarto grado, Si bemolle, settima, formato dalle note Si bemolle, Re, Fa e La bemolle. E Do settima, formato dalle note Do, Mi, Sol e Si bemolle. La strutturazione di questa progressione, di questo giro armonico, è così organizzata. Considerando il 4 quarti, 1, 2, 3, 4. Questo per quanto riguarda proprio il discorso lessicale di base. Per metterlo in pratica, optiamo per usare una bebop shell, ossia una forma armonica che si può tradurre, un termine che si può tradurre come conchiglia bebop, ossia conchiglia in quanto contenitore dell'accordo, perché sono gli estremi dell'accordo, la tonica, in questo caso Fa, e la settima, Mi bemolle, che appunto all'interno di queste due note trovano spazio il La e il Do, che non faremo perché, specialmente in questa zona, risultano troppo scuri sul pianoforte. Questo diventa pesante, questo è accettabile, ma abbiamo bisogno di suonare in questa zona per dare sostegno timbrico al tutto. Perciò useremo semplicemente una tonica Fa e la sua settima minore, Mi bemolle. Anziché fare come abbiamo fatto prima di scandire i quarti, potremmo ottenere delle note lunghe. 1, 4. Scandendolo sul battere di ogni battuta. Questo per quanto riguarda la mano sinistra. Sulla mano destra possiamo cominciare a vedere del materiale che ci tornerà utile per improvvisare, perciò per fare un disegno melodico. Essendo appunto, come dicevamo prima, una struttura che ha delle componenti modali, ossia legate ad un modo ben preciso, una scala che caratterizza la sonorità di questo tipo di musica, ci appoggeremo non a caso alla scala blues di Fa, ossia della tonalità di questo giro. La scala blues di Fa è così organizzata, è una scala pentatonica minore di Fa, ovvero sia queste note, Fa, La bemolle, Si bemolle, Do e Mi bemolle, con l'aggiunta della cosiddetta blue note, ossia la nota
che dà questa caratteristica blues, ossia una nota che è assimilabile al bending della chitarra. Sarebbe questo si naturale qua. Se vogliamo farla da cima a fondo, a salire e a scendere, usiamo queste dita. 1, 2, 3, 4, poi passiamo il pollice sotto e mettiamo il 2, dopodiché possiamo ripetere il modulo. 1, 2, 3, 4, 1, 2 e così via. E anche a scendere useremo le stesse dita. Ora, per cominciare a far funzionare questa struttura, possiamo organizzare un giro così organizzato. Ovviamente è una buona regola non usare tutta quanta una scala come abbiamo fatto adesso, questo è praticamente un discorso preparatorio, tanto per vedere, ma in realtà per improvvisare in maniera intelligente è più proficuo usare una mezza scala, ossia per dire, noi abbiamo questo elemento, e poi questo, possiamo giocare un attimino con questi due parametri, con questi due elementi, ad esempio.